Ciao ragazzi, bentrovati qui di nuovo sul canale del coach. Sì, come hai letto dal titolo, mi è stata fatta una domanda oggi qui durante gli allenamenti, durante il fine allenamento. Allora Mario, ma secondo te è meglio mangiare prima di allenarsi o mangiare dopo l'allenamento? In questo caso era la colazione da mattina e questa effettivamente è un'ottima domanda e proverò a darti una buona risposta. Darti questa risposta, una piccola promo per me. Allora, se non sei iscritto ancora al mio canale, lo fai, è qua giù, basta che clicchi su iscriviti, attiva la campanellina così da non perdere gli altri video che stanno per uscire, ti arriverà una notifica semplicemente, quindi attivale tutte le notifiche. Perché sto preparando veramente tantissime idee, le sto mettendo in cantiere, ancora il canale sta andando un po' a rilento, ma poi spero di dargli un po' di ritmo. Ti ringrazio se lo farai. Ok, chiudo. Quindi, qual è la risposta giusta a questa domanda? Ovviamente la domanda è una domanda abbastanza seria, così come la risposta dovrebbe essere. Proverò a dartela in maniera breve perché ci sarebbe la parte scientifica da analizzare e forse vicino a me ci dovrebbe essere un esperto, un'esperta, quindi della nutrizione ovviamente, che proverebbe a spiegarti ancora più nel dettaglio, ma forse di questo, se ti va, ne faremo ancora un altro video. Prova a scrivermelo giù nei commenti. Allora, la risposta, quella meno scientifica e un po' più pratica, è quella che posso dirti, la risposta che ti ho dato poi a questa allieva, è che poi effettivamente sì, in un soggetto sano, ovviamente parliamo di soggetti sani, che non hanno problematiche, che hanno già una buona base di allenamento e una buona base alimentare, posso dirti, e gli ho detto, che effettivamente la risposta potrebbe essere sì, puoi allenarti senza aver fatto la colazione in questo caso. Ma questo si utilizza semplicemente in una strategia, in una buona programmazione di allenamento. Nel mio caso, in una buona programmazione alimentare, si può inserire una tantum cercando di stimolare appunto i grassi liberi, quindi andare ad intaccare un po' le riserve, i grassi, i carboidrati, gli zuccheri, tutto quello che ovviamente poi il corpo ha bisogno per andare a fare l'allenamento, quindi andare a intaccare, a trovare le energie e quindi sfrutta effettivamente quello che vi ho già detto. Quindi fondamentalmente sì, si può fare, ma va programmato, è molto soggettivo, è molto personale ovviamente e va studiato il caso in base all'obiettivo. Il programma effettivamente che è stato fatto. Ragazzi, io ho provato a darti una risposta molto semplice. Se ti va qualche altro chiarimento, me lo scrivi sotto giù nei commenti e proverò a essere più esaustivo. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscriviti ancora al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!